Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere la ricetta delle lasagne preparate con i Vasa, di cui vi avevo parlato nel video dei preferiti e in massa mi avevate chiesto di farle, quindi il giorno dopo mi sono subito messa a registrare la ricetta. Le soprannominerò lavasagne fregando il nome a uno di voi che ci aveva lasciato un commento. Mi era piaciuto tantissimo questo nome, quindi saranno, ecco, nominate in questo modo. E dovete sapere che la ricetta che vi faccio vedere oggi in realtà non è una mia idea, ma l'aveva pensata e preparata Giampaolo. Una domenica mi aveva fatto trovare questo piatto, così a sorpresa erano buonissime, mi erano piaciute tantissimo e quindi poi le ho fatte mie, magari cambiando qualcosina, ma ragazzi, vi giuro, sono qualcosa di squisito. Sono anche facili facili da fare e super sane. Vi metterò anche i valori nutrizionali nella descrizione, così vi fate una piccola idea di quanto siano leggere e sane queste lavasagne. E soprattutto, lo ridico ancora una volta, ma è doveroso, sono buonissime. Io vi lascio subito al video e spero tanto che vi piaccia. Ciao! Per prima cosa metto la polpa di pomodoro in un pentolino, aggiungo il basilico, io lo metto in cottura anche se molti di voi so che non lo fanno perché dopo il basilico diventa amaro, però sinceramente non ho mai riscontrato questo problema, quindi lo metto anche in cottura, lo trito con un coltello e aggiungo un cucchiaio di olio. Aggiungo anche un cucchiaio di concentrato di pomodoro, le mie solite erbe aromatiche piccanti, quelle di bulk powders, un pochino di aglio in polvere e ovviamente una spolverata di sale. Mescoliamo e possiamo mettere sul fuoco. La salsa dovrà cuocere circa 10-20 minuti a seconda di come vi è più comodo, di come siete voi abituati, non ha bisogno di una cottura troppo lunga. Intanto che la salsa cuoce, tagliamo una melanzana e la andiamo a fare a fettine sottilissime, in questo modo. Ecco qua le nostre fettine e adesso le vado a grigliare su una padella o appunto una griglia e non vado ad aggiungere né olio né sale. Devo dire che vengono molto bene. Se mettete il fuoco medio o comunque basso, vengono davvero perfette e non si bruciano. Ecco qua infatti il risultato, guardate che belle! E possiamo iniziare a comporre la nostra lasagna di Vasa. Inizio con un primo strato nella teglia di salsa di pomodoro e vado ad aggiungere sopra i Vasa, proprio come fossero le classiche lasagne. Adesso di nuovo uno strato di polpa di pomodoro, la spalmiamo bene su tutta la superficie e aggiungo uno strato di melanzane. Volendo, al posto delle melanzane potete anche mettere del formaggio, delle zucchine o altre cose. E poi ritorniamo da capo con Vasa, salsa di pomodoro, melanzane e avanti così fino a finire tutti quanti gli ingredienti. Ultimo strato, completo con le ultime melanzane che mi sono avanzate, 2 cucchiai di olio e una spolverata di parmigiano, che ovviamente è facoltativa. Ecco qua il risultato, le nostre lasagne sono pronte per essere infornate, le mettiamo a 180 gradi per 20 minuti. E questo è il risultato, guardate che meraviglia, sono bellissime, ma soprattutto, come avete visto, sono davvero facilissime da fare. Vi faccio vedere anche la fetta, eccola qui, e con questa dose, con la teglia che ho utilizzato io, vengono 4 belle porzioni. Come vedete sono anche morbidissime e io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un bel mi piace. Ciao!